Con le più belle canzoni di sport eseguite dal coro gospel Shining Voices Gospel Choir di Floriana Mungari, si è tenuta al Teatro Apollo di Crotone la cerimonia di consegna delle bandiere di regata del campionato nazionale per club di vela. Sarà proprio la città di Crotone, con il suo stadio del vento, il palcoscenico, che ospiterà la finalissima nazionale il 29 ottobre. A Crotone si assegnerà lo scudetto della vela italiana. I 21 circoli più rappresentativi d'Italia sono qua a darsi battaglia nel nostro golfo. Ed è tutto molto bello, perché poi è tutto molto vero, ed è la 13ª regata che Crotone ospita dal 2012, quindi non possiamo più parlare di episodi, nemmeno di una catena di episodi, ma proprio di un sistema ormai strutturato che vede Crotone città della vela famosa in Europa e nel mondo. La vela è diventata un settore di eccellenza che non è solo legato al fatto agonistico, ma è anche strumento di promozione del territorio. Tutti insieme per Crotone città della vela, ma per Crotone città del Mediterraneo, cuore del Mediterraneo, guardata dall'Europa e dal mondo oggi con rispetto, con ammirazione, in qualche caso con invidia. I campionati nazionali di vela non rappresentano soltanto un evento sportivo, ma richiamano a Crotone tanti ospiti che avranno l'occasione di apprezzare l'ospitalità.